in compagnia di Ivan Rasbeck. Oggi una prestazione così così nel primo tempo, un po' meglio forse nella ripresa dove ci avete creduto probabilmente un po' di più, però buona prova anche dell'Umezzane che ha vinto probabilmente anche meritatamente. Vabbè, innanzitutto sappiamo che Napoli Scudetto non ci sono squadre scarse che hanno vinto tutti i campionati, quindi sappiamo che questa partita non sarebbe stata facile. Abbiamo iniziato male il primo tempo, soprattutto i primi 10 minuti, non c'eravamo, loro ci hanno fatto gol, poi ci siamo sistemati un po' meglio, il mister ci ha dato delle indicazioni. E da lì in poi penso che abbiamo fatto molto meglio il gioco, secondo me l'abbiamo fatto più noi, poi abbiamo creato qualche occasione. Anche all'inizio del secondo tempo siamo arrivati un paio di volte davanti al portiere con tiri da distanza e loro purtroppo hanno fatto due gol su ripartenza e su un po' di mollezza nostra, diciamo. Quindi vabbè, una partita è andata così. Possiamo fare meglio, sì, però purtroppo è andata così. Una squadra forte comunque, quindi. Sì, è ovvio che adesso ovviamente si affrontano squadre di una certa caratura, però insomma nella ripresa Legnago mi ha abbastanza convinto, c'è stata comunque come hai detto te una bella reazione, tra l'altro hai sfiorato te due volte il gol sia su punizione che con quel bel tiro proprio sul finale di partita, però insomma a me insomma, la reazione del secondo tempo mi è piaciuta, poi è vero loro sono una squadra forte, hanno trovato due azioni in contropiede, sono arrivate le altre due reti che di fatto hanno chiuso di fatto appunto la Sì, partita. ma come ho detto, noi abbiamo fatto la partita tranne quei 10-15 minuti di primo tempo. Abbiamo creato qualche occasione, purtroppo non abbiamo fatto gol e loro su ripartenza hanno fatto la differenza. Però comunque anche noi siamo una buona squadra, l'abbiamo dimostrato per un bel po' nella partita, poi siamo un po' calati, e un po' di disattenzione in area di rigore. Purtroppo ci è costato caro. Ora andiamo a Sestri e ce la possiamo ancora giocare per passare al prossimo turno, perché se noi facciamo un bel risultato possiamo ancora arrivare come miglior secondo magari o anche addirittura prima, forse devo vedere un po' le statistiche su questa cosa, però andiamo lì a fare bella figura e concludere bene magari questa stagione. Ho visto che i compagni ti cercano molto, spesso vai ad impostare appunto l'azione, anche oggi tanti palloni hai toccato durante la partita. Vabbè, so che non mi devo, sa, sanno che non mi devono cercare con la palla lunga, che preferisco la palla nei piedi, però sono anche loro bravi a trovarmi. Magari devo migliorare ancora di più a smarcarmi, però abbiamo raggiunto un traguardo importante quest'anno grazie al lavoro di tutti quanti, chi ha giocato di più, chi ha giocato di meno, quindi sì, è vero che magari sono considerato come uno dei più grandi, quindi si deve vedere anche in campo, però anche i compagni sono bravissimi a fare il loro lavoro e i sacrifici, quindi, e poi alla fine è stato pagato quest'anno. Forse anche un po' la tua posizione, un po', io l'ho chiamato oggi un po' alla Pirlo perché hai svariato un po' su tutto il campo, però all'inizio sei stato anche molto alto, poi nel secondo tempo sei stato un po' più arretrato, però hai svariato davvero su tutto il campo anche oggi e tra l'altro ho notato che calci molto bene sia con il sinistro che con il destro, complimenti. Ah, grazie, ma questa è la mia qualità maggiore, diciamo, il calcio, se mi tolgono anche questo. No, sì, secondo tempo mi sono abbassato un po' per giocare un po' più palloni, visto che non mi arrivavano più come il primo tempo, quindi mi sono abbassato un po' ed ecco, mi hanno trovato un po' più basso nel campo per fare il gioco da lì. Grazie, complimenti ancora. Grazie a voi, grazie.